Ciao e bentrovati a un'altra puntata nel nostro video WhatsApp settimanale. Oggi naturalmente apriamo con Valve, che nel corso di questa settimana ha sganciato diverse bombe. La prima l'ha sganciata a lunedì annunciando un nuovo sistema operativo. Questo sistema si chiama SteamOS, è basato su Linux ed è completamente gratuito sia per l'utente finale che, e questo è molto interessante, anche per il produttore di hardware. Di conseguenza questo dovrebbe agevolare la diffusione di SteamOS su diverse macchine nel corso dei prossimi anni. Si tratta di un sistema operativo che sarà ottimizzato per il gaming e questo è un altro aspetto molto interessante, perché il sistema si sbarazza di tutti gli orpelli che rallentano l'esecuzione di giochi, come avviene ad esempio su Windows e su macOS, e in qualche modo dovrebbe agevolare la riproduzione di videogiochi e consentire un'esecuzione più efficiente. Quindi questo in qualche maniera dovrebbe avvicinare SteamOS ai sistemi operativi utilizzati dalle console. Quindi non si tratta di un sistema in grado di riprodurre soltanto i giochi, ma si tratta di un sistema che permetterà l'esecuzione anche di contenuti multimediali come musica e video. Per il momento non abbiamo alcuna immagine, non abbiamo saputo nulla se non le poche informazioni che ci ha rilasciato Valve, dunque dobbiamo ancora attendere. Nel secondo giorno, ovvero mercoledì, è arrivata l'altra bomba, ovvero l'annuncio che SteamOS sarà disponibile su diverse macchine chiamate Steam Machine, prodotte da diversi produttori, quindi non ci sarà, diciamo, uno Steam Box unico prodotto da Valve, tuttavia ci sarà un prototipo prodotto da Valve che sarà distribuito gratuitamente a 300 fortunati, di cui 30 selezionati da Valve e 270 estratti a caso tra chi completerà una serie di azioni per poter partecipare alla beta. Chi vuole partecipare deve possedere naturalmente un account Steam, deve avere la possibilità di eseguire un gioco attraverso il servizio Big Picture e attraverso un pad, deve accettare l'EULA e avere almeno 10 amici su Steam. Dunque, praticamente tutti, completando alcune operazioni, possono avere una possibilità di guadagnarsi un accesso alla beta. Tuttavia ci sono già più di 100.000 iscrizioni, quindi 300 posti, anzi 270 su 100.000, le possibilità non giocano proprio a nostro favore, però conviene provarci perché potrebbe valerne davvero la pena. Infine la terza bomba ancora non la conosciamo, perché nel momento in cui stiamo registrando questo video non è ancora stata svelata, tuttavia vi rimandiamo a vedere la nostra replica che sarà pubblicata insieme alla pubblicazione di questo video e che in qualche modo dovrebbe sintetizzarvi tutto quanto è stato annunciato da Valve. Quindi insomma non perdetevela, perché questa settimana è successo veramente di tutto. Si avvicina l'uscita di Grand Theft Auto Online, che sarà un DLC gratuito per tutti coloro i quali possiedono una copia di GTA V. La notizia però ha del positivo e anche del negativo, in quanto è stato confermato da parte di Rockstar che nel gioco ci saranno le microtransazioni. I giocatori potranno spendere denaro reale per acquistare denaro virtuale da utilizzare nel gioco, ma anche se l'azienda ha dichiarato che questo sistema non influenzerà il gameplay, è tutto da verificare, quindi aspettiamo che questo sistema sia effettivamente partito. Nel frattempo GTA V ha superato 15 milioni di copie vendute, un risultato impressionante se pensiamo che il precedente capitolo della saga, GTA 4, ha impiegato quasi 2 anni per raggiungere lo stesso risultato. Infine chiudiamo questa carrellata di notizie con una news relativa a Call of Duty Ghosts, che a quanto pare avrà dei contenuti edulcorati rispetto ai capitoli precedenti della saga, in quanto uscirà in Italia con un PEGI 16 anziché un PEGI 18. Inoltre gli sviluppatori hanno promesso una campagna con livelli meno lineari, quindi si dovrebbero in qualche maniera risolvere i problemi dei capitoli precedenti, e mappe più grandi che in passato. Settimana ricchissima per quanto riguarda le recensioni che trovate su Spazio Games. Naturalmente apriamo con FIFA 14, gioco della settimana e gioco che ancora una volta riesce a superare il suo eterno rivale PES, presentandoci un titolo pieno zeppo di contenuti con tantissime licenze e con una modalità FIFA Ultimate Team che ormai si rivela uno dei pilastri portanti dell'esperienza. Il gioco anche in questa versione all gen è molto buono, ma non vediamo l'ora di mettere le mani sulla versione next gen, che farà uso del motore Ignite e che sembra davvero eccezionale. Analogo risultato anche per NBA 2K14, ennesimo capitolo della saga dedicata al basket, che si rivela anche quest'anno un gioco eccellente sotto tutti i punti di vista.
Il sistema fisico è davvero ottimo, l'intelligenza artificiale ci ha davvero sorpreso in alcuni frangenti e si tratta di un gioco che spinge davvero al limite l'hardware delle console attuali. Non vediamo l'ora che anche questa serie arrivi sulle console di nuova generazione perché potremmo davvero vederne delle belle. Se siete amanti dei giochi di ruolo tattici giapponesi, è tornata la serie Disgaea con Disgaea Dimension 2, titolo ancora una volta difficilissimo, ancora una volta pieno di contenuti, con un sistema di combattimento iper complesso. Insomma, se conoscete la serie è indubbiamente un gioco da non perdere, altrimenti armatevi di pazienza per apprendere uno dei sistemi di gioco più ostici dell'anno. Infine, risultato non completamente convincente per Armored Core 5 Verdict Day, titolo con i robottoni. Se amate i robottoni, indubbiamente un gioco da non perdere, ma non ci sono tante novità rispetto al passato. Anche questo però è un gioco con un gameplay davvero complesso che potrebbe interessarvi per diverse ore. Sul fronte delle anteprime non perdetevi la preview di VRC4, titolo realistico firmato dalla nostrana Milestone che quest'anno sembra aver ascoltato i feedback e le critiche mosse dai giocatori nel corso dell'anno precedente, risolvendo tanti problemi relativi alla grafica e al sonoro. Ottimo infine il supporto di tutti i volanti e l'introduzione del cambio manuale a frizione. Per quanto riguarda i video che trovate sia su Spazio Games che sul nostro canale YouTube, non perdetevi il Play Live dedicato a FIFA 14. La replica della nostra sessione di domande e risposte. L'unboxing del fantastico The Elder Scrolls Anthology. E lo speciale dedicato a VRC4 con l'intervista al game director del gioco. Bene, anche per oggi abbiamo concluso, ci vediamo come sempre fra 7 giorni.